Buonasera a tutti. Allora, volevo annunciarvi un piccolo cambiamento nell'ordine del programma. La sonata 434 verrà eseguita dopo la sonata di Padre Antonio Soler numero 21. Prima di iniziare comunque volevo introdurre, illustrare brevemente il concerto di questa sera. Un concerto che vuole rendere omaggio a due figure della cultura spagnola del Settecento. Il musicista e compositore Félix Máximo López, di cui quest'anno si celebrano i 200 anni della morte, e il celeberrimo pittore Francisco de Goya, di cui quest'anno si celebrano i 275 anni dalla nascita. López è sicuramente un autore oggi poco conosciuto, ma è stato proprio contemporaneo del pittore aragonese, con cui lavorò fianco a fianco alla corte spagnola per buona parte della sua vita. E, insieme a, quindi alla musica di López, vedrete la proiezione di alcuni dei più noti dipinti di Francisco de Goya, insieme con quelli di... Allora, dicevo, insieme con Goya vedrete anche alcuni dipinti di Antonio Jolli e Francesco Battaglioli, due pittori italiani che lavorarono alla corte spagnola all'inizio del Settecento e che furono contemporanei di Domenico Scarlatti e di Padre Antonio Soler, che sono gli altri due compositori che completano il programma. E quindi diciamo che sarà attraverso la suggestione della immagine che viene vivificata dalla musica, faremo un piccolo viaggio, un piccolo racconto nella storia della Spagna nel corso del Settecento. Quindi potrete ammirare la Madrid dell'epoca con le sue strade, i suoi paesaggi, i suoi palazzi, le genti, le scene della vita quotidiana, le scene di vita all'aperto, quindi le feste, i divertimenti. Un aspetto che Goya diciamo, ha trattato particolarmente e che è tipico di questo periodo è la rappresentazione dei personaggi tipici spagnoli, el majo y la maja. Cioè, sicuramente tutti di voi conoscerete i suoi due più noti dipinti, la maja vestida e la maja desnuda. La presenza di questi personaggi così frequenti nella pittura di Goya si spiega perché è a partire dalla seconda metà del Settecento che si sviluppa un fenomeno socioculturale denominato majismo. Che cos'è il majismo? È un fenomeno appunto che nasce dalle classi basse che si oppongono con forza all'eccessivo affrancesamento delle classi alte. Cos'è l'affrancesamento? Cioè è l'assimilazione, diciamo, degli usi, dei costumi, della cultura, della musica francese. E ciò si spiega perché dall'inizio del Settecento sul trono spagnolo siedono i Borboni di Francia. Il popolo non si riconosce in questa cultura e quindi si oppone e comincia a guardare alla propria cultura popolare per creare la propria identità. Questo fenomeno, che parte dal basso, finirà per contagiare anche le classi alte, che vorranno imitare negli usi e nei costumi le classi popolari. E questi sono i personaggi che Goya ci ha lasciato magnificamente rappresentati. Infatti è anche in questo periodo che si inventa la moderna corrida de toros e anche Goya ci ha lasciato qualche bel esempio che potrete ammirare nel corso del concerto. Goya è stato soprattutto per buona parte della sua vita un pittore di corte. Quindi una delle principali mansioni era quella di ritrarre la monarchia. Di questi tipi di dipinti mi sono limitata a scegliere quello che secondo me è quello più emblematico, che è la famiglia di Carlo IV. Carlo IV è il re che chiude il secolo e inizia quello successivo. E la storia lo ritrae come un re un po' inadatto, un po' incapace di governare. Al suo posto lo faceva sua moglie, Maria Luisa di Parma, insieme con il suo amante, che fece diventare primo ministro. Quindi Carlo IV è stato, insomma, una specie di zimbello, di fantoccio nelle mani di sua moglie e potremmo dire dell'intero apparato politico. E per questo, dopo il ritratto della famiglia di Carlo IV, ho scelto due dipinti di Goya per rappresentare metaforicamente la figura di questo re, e sono i comici ambulanti e il fantoccio.
vi prego comunque di soffermarvi quando vedrete il dipinto della famiglia di Carlo IV, perché Goya non si è limitato a ritrarre la monarchia con le loro migliori vesti e nelle migliori pose, ma è un autentico dipinto psicologico, particolarmente dei due protagonisti principali, dei due monarchi, che posano al centro del dipinto. E se il regno di Carlo IV non è stato un granché, non poteva che finire nel peggiore dei modi. E non fu la morte a portarlo via, come normalmente accade. Nel 1808 suo figlio, quindi il principe ereditario, lo detronizza. Questo a sottolineare quanto lui contasse veramente poco. Carlo IV cosa fa? Chiede aiuto alla Francia di Napoleone, col quale aveva già stipulato un trattato che permetteva alle truppe francesi di passare la Spagna per andare a invadere il Portogallo. Napoleone, conosciamo il personaggio che fu, approfittando della debolezza della monarchia, invade la Spagna. Costringe i Borboni a dargli la corona, che cede a suo fratello, Giuseppe Bonaparte, che diventa re di Spagna. Perché vi racconto questa storia? Ve la racconto perché vedrete due dei più, per me, drammatici dipinti che Goya ci ha lasciato e che proprio sono una testimonianza di questo fatto drammatico, che sono il 2 maggio 1808 a Madrid, conosciuto anche come la carica dei Mamelucchi, e il 3 maggio 1808, conosciuto anche come la fucilazione nella montagna di Principe Pio. Un dipinto che ritrae un gruppo di uomini che stanno per essere fucilati dalle truppe francesi. Alcuni giacciono già esangui a terra, altri si coprono il volto inorriditi dalla scena che vedono e anche impauriti dal destino che li attende. Il protagonista è sul centro del dipinto, è illuminato, veste una camicia bianca e attende la scarica mortale con le braccia aperte, quasi come se fosse un Cristo crocefisso che si sacrifica. Ecco perché vi ho raccontato la storia precedente. E questa invasione dei francesi, quindi messe sul trono Giuseppe Bonaparte, e il popolo a un certo punto si solleva perché non si trova bene ovviamente con questo re, scatenando una guerra, la guerra di indipendenza, che riuscirà a schiacciare il Bonaparte. E ritorna l'antica monarchia, non nelle mani di Carlo IV, che rimarrà in esilio e morirà a Roma, ma nelle mani di suo figlio. Un re che, diciamo, ereditò l'ottusità del padre e la furbizia della madre, perché lui volle tornare, diciamo, ai vecchi privilegi dell'ancien régime, ma il popolo non aveva lottato per questo e quindi era un po' deluso, tradito, straniato, alienato. E per rappresentare questo stato ho scelto per concludere il programma un gruppo delle cosiddette pitture nere di Francisco de Goya, che tra l'altro sono proprio, raccontano la tappa, l'ultima tappa nell'evoluzione del pittore. Si chiamano pitture nere perché prevale il colore oscuro, perché ancora oggi sono di oscura interpretazione e perché sono stati dipinti negli ultimi anni della vita del pittore, che sono caratterizzati da una terribile malattia. Una malattia che gli provocava paralisi, emicrania molto forti, allucinazioni e che le aveva provocato anche la totale perdita dell'udito. Queste pitture Goya le dipinse sui muri di una casa di campagna che acquistò nei dintorni di Madrid appena lasciato il suo incarico a corte. Dipinti che probabilmente dipinse in un momento di delirio, perché sono veramente molto particolari. Dipinti che forse si sarebbero persi. Oggi questa casa di Goya non esiste più, ma per fortuna non si sono persi grazie all'operato di un banchiere e barone franco-tedesco che a metà 800 acquistò la casa di Goya, fece strappare le pitture dai muri con il fine di andarli a esporre all'Esposizione Universale di Parigi di 1878. In realtà raccontano che la sua vera intenzione era vendere queste pitture, ma non vendette neanche una.
Quando le vedrete capirete perché. Goya è portato in avanti, anticipa molti dei movimenti pittorici che verranno dopo, quindi all'epoca non fu capito. Questa è una fortuna per noi spagnoli, perché oggi queste pitture possiamo ammirarle al Museo del Prado e non al Museo del Louvre. Quindi è un concerto, insomma, potremmo dire anche un'esposizione di quadri o quadri di un'esposizione. E proprio rifacendomi alla nota composizione di Modesto Mussorgsky, che probabilmente molti di voi conoscerete, e che è un brano per pianoforte che è una galleria di dipinti in cui sono collegati da una promenade, quindi da una passeggiata in cui proprio simboleggia il passaggio dell'osservatore da un dipinto all'altro. Allora, anche io ho voluto creare la mia personale passeggiata e per questo ho scelto la melodia di una passacaglia, quindi di una passacaglia di Luigi Boccherini, quindi un altro italiano che lavorò in Spagna nel Settecento, ed è tratta da un quintetto per archi che porta come nome Musica Nocturna en las calles de Madrid. Buon ascolto.